Il semaforo è rosso, via! Leo Caglioni va al comando. Leo Caglioni va al comando della gara, gira per primo alla curva numero uno, poi c'è il tornante. Il tornante est, c'è Mucchio al tornante del est, riparte qualcuno, cambia sicuramente la classifica. Noi andiamo a seguire però la leadership. Leo Caglioni è al comando, seguito da Mr. Red. E poi c'è stata un'ottima partenza, vedremo da parte di Gabriele Abbasini. Leo Caglioni al comando, eccoli con Matteo Kaczowski seconda, Abbasini terza, Mr. Red quarto, Abbasini attacca Kaczowski e guardate Gabriele Abbasini come riesce ad andare all'attacco di Kaczowski. È un MLG Racing, il ritirato potrebbe essere Fioretti, vedremo. Caglione al comando, Abbasini che è il secondo, terza Matteo Kaczowski, quarto 77 Mr. Red, quinto Andrea Macaluso con numero 14, il siciliano della TMK, sesto 128 Francesco Crescente della Noviello Engine, poi passa 230 Andrea Torello, per ultimo attendiamo l'aggiornamento della schermata dei tempi da parte della MGM Timing, e Accingo è un MLG Racing, sì, il guerriero Samuele Accinno che ha dovuto ritirarsi nel parapiglia, nel mucchio del primo giro, davvero un peccato. Wojtek Kurka 32, Alan Lalak 31st, Palmisano 30esimo, intanto guardate esce largo e TNT, no, non era l'intera, ma nella seconda parte comunque nelle posizioni alte della classifica, forse Mazzarotti con il numero 151, intanto Liska Babičková, the only one girl on the track, 28th with the number 109 and the pink helmet. Intanto non c'è Matteo Kaczowski, non c'è Vassili è precipitato in quinta posizione, Matteo Kaczowski, Emilia Carta, Matteo Kaczowski, yes, Emilia Carta leading the race. Oh, once again another one little crash, ancora il tornante est, niente, un'altra vittima, il contatto è venuto subito alle spalle della top 10, tuta bianco-rossa ed è il numero di gara, non è Bernardi, 88, ma gli assomiglia di sicuro, è un potrebbe essere, no, non è Simone Vicitelli del casco, forse vedremo di capire di chi si tratta nei prossimi passaggi. Alla chiusura del terzo giro con la leadership, guardate la coppa di testa, Mr. Red intanto terzo, Mr. Red si è portato in terza posizione scavalcando Macaluso con il numero 14 e l'82 Gabriele Abbasini. Caglione al comando, Matteo Kaczowski second, Mr. Red terzo, Abbasini all'interno di Andrea Macaluso, Abbasini lo passa di scia, ma poi c'è Francesco Crescente che incombe, è Lorenzo Marin, vediamo chi non passa, Ricotti, Lobo, e attendiamo, ma no, è Bernardi invece, Marco Bernardi che si è fermato, avevo visto giusto il numero 88, il casco non sembrava il suo, Marco Bernardi fuori con il 70 testardi al 38, Francesco Palmisano nel corso del terzo passaggio, ancora un contatto, siamo sempre nella seconda parte della classifica, passa ora attardato Francesco Palmisano, il vantaggio che hanno Caglione e Kaczowski nel confronto di Mr. Red è di un secondo, 813 millesimi, 1 secondo, 813, the gap of number 77 Mr. Red on the two guys leading the race, e TLNT con numero 11 alle spalle di Alan Lalak, oh what a pity for Etienne Linti. Leon Zozin si ferma, Leon Zozin, problemi tecnici per Leon Zozin, là davanti Matteo Kaczowski, Kaczowski is the new leader of the race, Matteo Kaczowski the Czech is leading the race but with 60 easy by Emilia Carta, Kaczowski leader, Caglioni secondo, poi alle sue spalle c'è Andrea Rosso attaccato da Vassili all'interno, Gabriele Vassili lo scavalca, Rosso però incrocia molto bene la traiettoria, va dall'altra parte, Vassili facendo di andare a recuperare la coppa di testa e vediamo chi si è ritirato, sì, Leon Zozin, solo lui si è ritirato, qualcun altro ha perso solo posizioni, Eliska Babičková 26, the pink helmet by Czech Republic.
Andiamo a vedere intanto Simone De Riccitelli, 19esimo numero 81, fanno gioco di scia. Kaczowski e Caglioni hanno deciso di lasciare dietro i loro avversari, Matteo Kaczowski e Leo Caglioni. A Vassili all'attacco di Mister Red, sono affiancati, escono verdi, si infila Macaluso, ancora Bagara al tornante 3, guardate Macaluso prova a passare all'esterno, niente da fare, non trova il varco giusto, Mister Red si gira per capire cosa deve fare, hanno però 2 secondi e mezzo ormai, 2 secondi e mezzo, non li recuperano più, Kaczowski e Caglioni stanno facendo gioco di squadra, siamo nel corso del sesto passaggio, quello che ci porta a essere un completo giro di boa e andranno avanti così almeno sino agli ultimi 2 giri della gara. Sappiamo che la 60 Easy può portare recuperi impensabili, lo sa bene Andrea Rosso che viene tallonato ora da Gabriele Avassini. Rosso terzo, Vassili quarto, quinto Francesco Crescente, mi sa che hanno perso però l'occasione buona, Kaczowski e Caglioni volano, si sbracciano dal muretto dei box, ma può essere troppo tardi, Marco Cecco va all'attacco del nazionale Christopher Brea, è troppo tardi, non ancora, 1 secondo e 8, si riduce a 1 secondo e 8, no 3 secondi e 2, scusate, 188 millesimi è la... distacco tra Caglione e Kaczowski, Andrea Rosso è staccato di 3 secondi e 2, guardate Caglioni non fa, non ostacola Kaczowski, stanno girando insieme al tornante ovest, invece Avassini va a scavalcare Rosso, 3 secondi e 2, rischiano 3 secondi, riescono di non recuperarli più, davvero. La classifica intanto non cambia niente in particolare, abbiamo Brea 7, 8, 13 Marco Cecco, 9, 21 Savucci, 10, number 59 Dusan Kuril, 11, number 71 Gnecchi, Gnecchi 11esimo, grandissimo recupero del Grinta, poi De Amicis 12esimo, Lorenzo Marin 13esimo con il numero 91, ora Mister Red cerca di fare il gioco di scia con Avassini, ma hanno beccato ancora distacco, 3 secondi e mezzo quasi il distacco dalla coppia di testa della Emilia Carta nei confronti di Rosso della MLG by Maragoli e Avassini del team De Bardi, sono in 4, potrebbero ancora cercare di recuperare, ce la potrebbero anche fare, un treno di 4 può andare a recuperare la coppia della Emilia Carta, ma siamo già nel corso dell'ottavo passaggio, mancheranno solo 3 giri al prossimo passaggio, infatti eccolo Francesco Palmisano, oh, out of the race, Max Burkinshaw number 73 out of the race, 3 giri, meno di 3,5 km alla conclusione, vediamo cosa faranno Kaczowski e Caglioni, non si sognano nemmeno di ostacolarsi, giro veloce da parte di entrambi, 56,932 per Kaczowski, 56,924 per Caglioni. Alex Gnecchi intanto va a scavalcare Giulio De Amicis, è pronto a entrare nella top 10. Kaczowski ancora leader, Caglioni continua a fargli il passo, non prende la scia abbastanza, hanno motori troppo uguali, la scia non lo riesce ad aiutare, due giri alla conclusione, la vittoria sarà qui tra Matteo Kaczowski e Leonardo Caglioni. Terzo Gabriele Vassilio Chiai da solo, Mister Red da quarto, non ce la fa, ora è attaccato da Macaluso e anche da Christopher Brea, alle spalle di Brea c'è Francesco Crescente settimo e poi l'Aquilotto di casa, casa FG, Marco Cecco, ci prepariamo a chiudere il nono passaggio, 2 giri alla conclusione, Kaczowski e Caglione ancora avanti così, 3 secondi il... 4 secondi e 8, impressionante, Gabriele Avassini è staccato di 4 secondi e 8, Alex Gnacchi 11esimo, non riuscirà per entrare nella top 10, la top 10 è troppo lontana dal Bergamasco, Eliska, Babic Kova, she's 24th, seguiamo la lotta per la vittoria, the fight, the match for the win is between number 62, the Czech, Matej Kaczowski and the Italian Caglioni. Caglioni è passato il comando, Kaczowski lo ha fatto sfilare, ora ci sarà un undicesimo, ultimo giro da seguire con il cuore in gola e gli occhi sbarrati. Kaczowski ha lasciato sfilare Caglioni, iniziamo l'ultimo giro, via!
verso la destra, la prima curva, Kaczowski va all'esterno, Caglioni tiene l'interno, andiamo al tornante est, vediamo se Kaczowski attacca subito, no, perché Caglioni prende la linea interna, Caglioni esce largo, Kaczowski lo affianca, ora c'è il tornante 3, Caglioni ancora un po' di vantaggio, scorre quasi meglio il suo Kartes, però un po' largo, Caglioni, Kaczowski sta più al centro, la destra che li proietta al tornante ovest, Kaczowski subito all'esterno, perché Caglioni ha scelto la via interna, ora usciranno incrociando, Kaczowski cerca di andare all'esterno, ha capito cosa vuol fare Caglioni forse, ora andrà lui all'interno, Caglioni sta chiudendo veramente tutte le porte, Kaczowski andrà all'interno, ora no, va addirittura all'esterno, Kaczowski punta il muso di là, dove butterà il suo cacchio, doveva farlo ora, Caglioni però ha chiuso molto bene, si prepara un arrivo in volata, Caglioni è uscito quasi piano, ma ora al favore di traiettoria, Caglioni è davanti, Kaczowski arriva come una bomba, arriva in volata e vince Leo Caglioni, second place Matej Kaczowski, terzo Mr. Red in volata che va a battere Gabriele Avassili, QA quarto, quinto Andrea Macaluso, sesto il 128 Francesco Crescente, settimo Para Venezuela Christopher Brea, ottavo il 21 Leonardo Savucci, nono ninth Dusan Kuril, decimo Marco Cecco, undicesimo 71 Alex Gnecchi, dodicesimo 12 Giulio D'Amicis, tredicesimo 91 Lorenzo Marin, 14th Jonas Lahac, 154 Luis Lobo, 72 15 Balzarotti, 16esimo 151 Alex Balzarotti, 17esimo Mattia Ricotti col numero 44 che è arrivato dalla finale B, 18esimo Davide Iuri col numero 9, 19esimo il numero 81 Simone Spinella. Che sono l'osso della nostra Easy Training, stretta di mano chiaramente per tutto il podio, è il rosso, non potevo mancare sul podio sull'ultimo podio di questa straordinaria giornata. È andata bene, abbiamo fatto una bella gara fin dall'inizio, partenza perfetta, poi i primi giri il mio compagno scuderia è stato davanti per un po', perché all'inizio davanti non avevo il suo passo. Poi alla fine, penultimo giro, siccome sapevo che l'ultimo giro chiudeva, sono andato, l'ho passato, e poi l'ultimo giro chiuso, soprattutto chiuso dove la parte dove un'altra della manche mi aveva passato, e abbiamo concluso la gara così.